Tutto pronto, i cavalli che sono prossimi alla partenza. Sono partiti. Lo sgabbia bene Radio Londra, che rimane in coda al drappello e prova subito a recuperare. Buono il break invece da parte di King Sight, che balza al comando attaccato a largo da Cado Force. Scaturisce un parziale davvero molto veemente in questa prima parte, con King Sight che ha risposto bene alla minaccia di Cado Force. Terzo a contatto si mantiene Orios, all'interno galoppa D'Asola, che recupera bene dal cuore del drappello, quindi Radio Londra mordente più arretrata Ola Corazon. Cado Force all'attacco di King Sight, i due sono inseguiti all'interno da D'Asola, che si getta allo steccato, a largo si mantiene Orios, quindi a Radio Londra. King Sight è ancora leader a 200 metri dal traguardo, inseguito da D'Asola, quindi a largo Orios. D'Asola all'inseguimento di King Sight, che si mantiene ancora in buon vantaggio nel finale. King Sight si difende da D'Asola per il terzo, Orios a ragioni di Radio Londra. ...5-2-3 l'arrivo di questa quinta corsa a Grosseto. Oggi ha trovato la giornata giusta King Sight, il castrone baio di 4 anni, Mariolino Sanna per Silvia Stabile, proprietà e training. Vittoria abbastanza limpida, 4,91 la quota al totalizzatore. Al secondo posto il numero 2 D'Asola. Vediamo, chiediamo alla nostra regia se abbiamo la possibilità di riapprezzare anche sui monitors, ovviamente in circuito nazionale, il replay degli ultimi 200 metri di gara, per riapprezzare bene la vittoria di King Sight, che ha risposto bene in un primo tempo a Cado Force, nel finale si è difeso veramente dall'ottima D'Asola, che sta correndo su ottimi livelli. Vince il 5 King Sight, al secondo il numero 2 D'Asola e al terzo ancora Orios numero 3.